Dalle comunità marginali all'economia della risonanza, viaggio verso un futuro possibile. Ciao naviganti, oggi facciamo rotta con la nostra nave verso l'economia della risonanza. Sì, un termine che non esiste, che ho coniato io riflettendo in lockdown e poi nei mesi successivi su tutto ciò che ci stava e ci sta accadendo. Come è nato questo canale, come sono nati tanti progetti in quel periodo che per me è stato veramente molto proficuo di idee, di sviluppi e soprattutto di approfondimenti e di studio. Cos'è questa nuova playlist? Cos'è questo nuovo percorso? In realtà è un percorso organico ed è il percorso di questo canale, un riflettere un po' su cosa ci sta accadendo, cosa abbiamo intorno e in che direzione possiamo andare. Qui però lo vorrei fare partendo un po' da alcuni progetti che sono nati specifici e che stanno portando e che sto portando avanti, scusate, insieme in maniera coordinata. Il primo progetto è il mio nuovo libro. Il libro ha lo stesso titolo di questo video, di questo canale, di questa playlist, e si basa su una riflessione che mi è nata in pieno lockdown, provando a pensare al tema della risonanza elastica. Riflettevo su quanto la risonanza elastica sia in realtà un concetto fisico che è molto importante se trasportato in ambito sociologico-relazionale. E da lì mi è nata questa idea di un possibile modello economico basato proprio sui concetti della risonanza fisica, la risonanza elastica. Ovviamente non ho le basi economiche per disegnare un modello economico reale, non me ne vogliano gli economisti, è solo una semplificazione comunicativa per rendere alcuni concetti in maniera molto chiara. Perché la risonanza? Perché la risonanza è ciò che a mio avviso si contrappone al più grande problema che abbiamo in questo periodo e che io vedo come una sorta di tapis roulant su cui corrono tutti i problemi di cui ci occupiamo quotidianamente e se ne occupano i giornali, i media in generale. Crisi economiche, crisi ambientali e climatiche, crisi sociali e relazionali. Queste tre crisi vengono trasportate, corrono a una velocità pazzesca, ovviamente scusate anche la crisi sanitaria, anche se questa ha degli aspetti ineluttabili legati alla presenza di un virus. Dicevo, queste crisi corrono su una sorta di tapis roulant che a livello sociale le accelera in maniera stratosferica, a mio avviso. Questo tapis roulant si chiama polarizzazione sociale. È un concetto che ha delle basi sia di sociologia che di psicologia, è molto complesso da spiegare e ne parlo meglio, credo, nel mio libro, che uscirà tra l'altro a fine settembre 2021. È un problema che tende a rinchiuderci in bolle confermative, dove ci troviamo bene, dove tutti la pensano come noi, dove tutti condividono le nostre idee e fuori da queste bolle c'è il freddo, il gelo, ci sono i cattivi, gli opposti, il mondo che non meritiamo, non ci merita e così via. Questo modo di pensare, questo modello sociale, comportamentale, ma anche approccio fisico proprio del nostro cervello strutturato in migliaia di anni di evoluzione, mette in crisi tutte le azioni che cerchiamo di fare per combattere i grandi problemi del nostro tempo. Per mettere in crisi, scusate il gioco di parole, la polarizzazione, credo che invece una risonanza elastica, che sia economica, sociale, relazionale, ne parlo meglio nel libro e ne parlerò in questa playlist, è forse, a mio avviso, la soluzione. E dove troviamo elementi di risonanza relazionale, di risonanza sociale? Li troviamo soprattutto nelle comunità marginali, quelle piccole comunità periferiche, dove la coesione sociale è molto forte. Per comunità periferiche posso intendere un piccolo condominio, un grande condominio dove però ci sono dei problemi comuni che vengono affrontati insieme, un borgo di montagna, una frazione, una periferia, un quartiere.
luoghi dove la socialità ritorna a essere l'elemento chiave per affrontare i problemi. Cercando di studiare e di approfondire questi temi e questi aspetti, ho scoperto come in realtà il modo per far emergere in maniera molto veloce questi luoghi di coesione sociale può essere applicare a questi territori, a questi luoghi, uso il termine luogo in senso lato, degli strumenti tipici del marketing, della comunicazione, dell'innovazione d'impresa, delle start-up, il mondo solito lean, il mondo del growth hacking, il mondo della comunicazione d'impresa di cui mi occupo professionalmente anche. Ho cercato di mettere insieme una fila di strumenti, di mettere in fila degli strumenti che possano aiutarci a sviluppare progetti in queste comunità per trasformare le relazioni di queste comunità in relazioni su più grande scala. Ho anche iniziato a sviluppare un processo di costruzione di un social network non polarizzante. Utilizzo come base un social network già esistente, open source, quindi dal punto di vista della privacy e dello sviluppo chiaro, limpido e alla luce del sole, non con un codice segreto come può essere Facebook, Twitter o tutti i social network che conosciamo, non polarizzante perché avendolo installato io ed essendo sviluppato da un mondo di sviluppatori open source, non ha algoritmi polarizzanti e quindi le relazioni nel social network sono esattamente quelle che noi vogliamo costruire. Questi strumenti messi insieme, a mio avviso, possono dare degli spunti di riflessione a chi fa progetti più in grande. Ovviamente non penso di cambiare il mondo io, ma vorrei solo testare degli strumenti per vedere e proporre queste soluzioni a chi ha più opportunità poi di attuarle. Quindi, se tu sei un sindaco, un imprenditore, un amministratore locale, un opinion leader e così via, e vuoi approfondire questi temi, iscriviti al mio canale, seguimi, rimaniamo in contatto, oppure contattami direttamente e cerchiamo di sviluppare un po' il progetto. Il progetto è descritto meglio, spero, nel percorso di crowdfunding che ho attivato su Produzione dal Basso. In descrizione trovi tutto come al solito. L'ho fatto non perché mi servono soldi per svilupparlo, poi ovvio che più arriveranno delle donazioni, più il percorso di sviluppo sarà veloce, compresso e darà dei risultati utilizzabili da tutti perché rimarrà un progetto open source. L'ho fatto perché mi ha aiutato a pensare a tutto tondo a un progetto anche su basi economiche, a svilupparlo per gli altri, perché poi quando si sviluppa un progetto di crowdfunding lo si sviluppa per una community che si dovrebbe costruire. Quindi non leggere il progetto che trovi in descrizione come una ricerca spassionata di fondi, non lo sto promuovendo, non mi interessa quello, ma prova a leggerlo come un elemento di costruzione di un progetto più ampio. E il crowdfunding mi ha aiutato a riflettere su come costruire una community che sia non polarizzante. Quello è il mio vero progetto, provare a trovare la strada per costruire community non polarizzanti che facciano della sostenibilità ambientale e sociale il loro mantra. Quindi, se questo tema ti piace, continua a seguirmi. Nei commenti, mi raccomando, dimmi cosa ne pensi, dammi una mano a riflettere meglio su questi aspetti e costruiamo insieme uno spunto di riflessione, un dialogo se vuoi. E mi piace, è sempre molto gradito e mi aiuta a sviluppare un altro po' il mio ego e a scherzo, a riflettere insieme, a capire quali sono i video che più mi piacciono. E niente, ritorniamo in porto come al solito dopo questa riflessione e facciamo rotta sempre verso la sostenibilità in attesa di un nuovo video. Ciao e alla prossima!